Salve ragazzi, cari amici del web, eccoci qua a Kuala Lumpur in questa entusiasmante serata. Sto facendo un giretto serale, a dire la verità non è il mio primo giretto serale che faccio, però questa volta qui mi sono portato dietro la mia macchina fotografica in modo da documentare anche a voi quello che offre la città nelle ore serali, un po' anche come messa, anche per darvi l'idea, giusto se state per programmare un viaggio a Kuala Lumpur, è importante che sappiate cosa vi aspetta. Ecco, ho appoggiato la macchina fotografica nella cabina del telefono, adesso me la sono ripresa e adesso incominceremo questo breve tour virtuale. Come vedete le macchine ci sono dappertutto, la strada è intasata di macchine, siamo nella zona centrale, questi sono i taxi. Se vi dovete muovere potete usare il taxi, indicativamente ho chiesto, con 5 euro vi portano dappertutto, anche se non credo che sia la tariffa ufficiale probabilmente molto più bassa. Ecco, qui come al solito troviamo un mercatino all'aperto, questo vende i Rolex originali. Qui abbiamo diversa gente e praticamente ci troviamo in un bazar all'aperto, dai caratteri entusiasmanti. Entusiasmanti perché tutto è così messo in maniera tale da avere quell'aspetto folcloristico. Guardate qua, scritte tutte rigorosamente in doppia lingua, personaggi esotici, variegati, variopinti, diverse etnie. Guardate questo quanto brutto. Continuiamo la nostra carrellata, qui abbiamo anche gente così, che bambini, cioè c'è un po' di tutto. Effettivamente la città è bella perché proprio è variopinta e variegata. Ecco, qua abbiamo anche il venditore dei Rolex, ci sta dicendo l'original. Non è original. No, ci stanno dicendo che non sono originali. Il nostro giro. No, ok. Ecco, ci stanno offrendo da mangiare, come vedete, tutta cucina, non so quanto si può vedere, esotica, fatta a base di riso, carne. Ok, se volete mangiare, what is the place? Ecco qua. Se volete venire, il posto è questo qua. Ok, thank you for information. Il giro continua chiaramente intanto che si passeggia in questo posto centralissimo, verrete interrotti ogni 5 minuti. Ecco, c'è qualcuno che cerca, tenta di proporvi qualche cosa, di farvi fare qualche cosa. Io chiaramente farò tutto, però eccetto dove mi propongono non ci vado. Ecco, questa è un po' la città. Lì abbiamo i bus, tra le altre cose lì abbiamo anche la linea, la monorotaia. Questa monorotaia è una costante perché la incontriamo in qualsiasi posto andiamo. Ancora devo dire che non l'ho presa, non ho ancora avuto l'occasione. Ecco, vi voglio raccontare, intanto che proseguo questo giro folcloristico, vi voglio raccontare un po' come si arriva dall'aeroporto al centro città spendendo veramente pochissimo, usando i mezzi pubblici. Arrivati a Kuala Lumpur, potete, all'aeroporto di Kuala Lumpur c'è un trenino interno che vi porta in un altro edificio. Arrivati a quest'altro edificio, esibite il passaporto, vi danno un permesso d'ingresso di 90 giorni. Per 90 giorni potete stare in Malesia senza bisogno di visto. Usciti da questo controllo passaporti, siete entrati in città, avete fatto l'area doganale. Vi trovate in questo bellissimo padiglione enorme. Da lì, come uscite, trovate i taxi che vi assalgono. Taxi
minibus, tutte compagnie private con i nomi tutti scritti in europeo, tutto all'occidentale. Ecco, quello evitatelo, evitate tutta questa cosa qui. Voi non dovete uscire dal piano in cui rimarrete passata la dogana, ma dovete scendere al primo piano, nel padiglione quello passato la dogana che porta all'esterno. Scendete al piano terra, loro lo chiamano il primo piano, scendete al primo piano terra, uscite dall'edificio, di fronte troverete un altro edificio che è la fermata dei bus cittadini. Nella fermata dei bus cittadini trovate un autobus che vi porta in centro città, arriva a Chinatown, vi porta per 4,50 euro. Però la cosa molto interessante è che, compreso nei 4,50 euro, non è che c'è solamente la corsa con il bus. Praticamente arrivati in centro, non è che vi lasciano lì, arriva uno con un taxi collettivo, la cosiddetta marshrutka, prendete questo taxi collettivo e gratuitamente, perché è già incluso nel biglietto di 4,50 euro, vi portano fino all'hotel in cui avete prenotato. Dovete solamente mostrare l'indirizzo, la vostra prenotazione dell'hotel, quella persona, l'autista che è lì che attende, che fa da coincidenza all'autobus che arriva dall'aeroporto, vi strontona fin davanti al vostro hotel, poi apre la porta, vi dà un calcio nel sedere, vi sbatte di fuori e vi butta addosso la valigia e siete arrivati. Tutto comodissimo, perfetto, 4,50 euro, tenendo conto che la distanza dall'aeroporto ad arrivare in centro città è veramente una distanza incredibile. Io presumo che superi la distanza che c'è per esempio tra Malpensa e Milano, oppure tra Sheremetyevo e il centro di Mosca, però saranno un'ora tutta di autostrada. Ok ragazzi, chiudo qui con questa informazione, io continuerò il mio giretto e ci sentiamo alla prossima.